Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Non mi stancherò di ribadirlo, occorre sempre di nuovo pensare con la propria testa, resistendo alla seduzione del nostro tempo, che è quella dell'automatismo irriflesso del pensiero unico, quello che in realtà ci dispensa dalla fatica del pensare, da che ci fornisce risposte preordinate che semplicemente dobbiamo ribadire in maniera automatizzata. E allora proviamo a pensare altrimenti ancora una volta sulla vexata questione del rapporto tensionale e conflittuale tra Russia e Ucraina, o più precisamente, perché questo è il punto, tra il mondo post-sovietico della Russia e l'Occidente imperialistico a trazione atlantista. Ebbene, è da 30 anni che la Russia chiede di fermare l'espansione della NATO, da che questa è la causa primigenia del conflitto esploso in Ucraina nel 2022. Il vero motivo sta proprio nell'espansionismo irresponsabile, scriteriato, imperialistico della NATO, che di fatto è andata a rioccupare gli spazi che un tempo furono di competenza dell'Unione Sovietica, di fatto avvicinandosi sempre più insidiosamente a Mosca. Gli Stati Uniti d'America, la civiltà del dollaro, non ascoltano da 30 anni queste richieste della Russia stessa e di fatto stanno spingendo le basi NATO fino ai confini con la Russia. Se l'Ucraina dovesse passare sotto l'egida della NATO, si avrebbe davvero la NATO ai confini con la Russia. E questa la storia dalla fine ingloriosa dell'Unione Sovietica ad oggi, è la storia di un espansionismo imperialistico della NATO negli spazi che un tempo furono sovietici. L'obiettivo finale è quello chiaramente di trasformare la Russia in colonia di Washington, proprio come lo è l'Europa odierna. Ed è proprio per questo che gli Stati Uniti d'America avversano in maniera tanto plateale la Russia di Putin. Essa, infatti, anziché piegarsi arrendevolmente, continua a resistere, rivendicando la propria sovranità e la propria indisponibilità a farsi colonia senza anima di Washington. La guerra in Ucraina, l'abbiamo sottolineato ad abundantiam, nasce esattamente da questo, non da altro. Non certo dall'impazzimento repentino di un novello Hitler, come lo presentano i sedicenti professionisti dell'informazione, che già da tempo abbiamo scelto di ribattezzare professionisti della propaganda. E ora anche la Finlandia e la Svezia hanno scelto di entrare nella NATO con uno straordinario tempismo. Dove sarebbe dunque la logica della pace di cui tanto si va cianciando? Dove sarebbero le intenzioni di giungere al cessate il fuoco? Ormai è di adamantina chiarezza il fatto che gli Stati Uniti d'America e la loro colonia senza anima, l'Unione Europea, vogliono a tutti i costi la guerra, costi quel che costi. È chiaro come il sole. Se la Russia chiede come condizione del cessate il fuoco la non presenza della NATO in Ucraina, di più se la Russia da 30 anni chiede alla NATO di non avanzare ulteriormente e adesso l'Ucraina chiede di entrare nella NATO e in più la Svezia e la Finlandia chiedono anch'esse di entrare nella NATO, è chiaro come il sole, almeno per chi voglia intendere e pensare altrimenti, che l'obiettivo non è la pace, che anzi si stanno esasperando ed esacerbando sempre più gli animi, portando il mondo intero in un conflitto. L'obiettivo chiarissimo di Washington è attaccare la Russia, accerchiarla, produrre un cambio di regime in modo da instaurare in Russia l'ennesimo governo filoatlantista, un governo fantoccio, magari capitanato da un Navalny qualsiasi. Questo e non altro è il punto della questione. Chi l'ha capito ha compreso i reali rapporti di forza. Chi non l'ha capito continua a muoversi nel mare vasto del pensiero unico, politicamente corretto e allineato con il nuovo ordine mondiale washingtoniano. Radioattività con Diego Fusaro.